In questi giorni in cui siamo tutti chiusi nelle nostre case, e queste nostre case spesso sono palazzi in cui abitano tante persone, e prima di questo momento forse non ci eravamo molto chiesti chi erano le altre persone, credo molti di noi, chi abita in città, in una città che non è la sua, per esempio, è costretto forse in questi giorni a chiedersi chi sono gli altri, quali sono le loro vite, quali sono i loro dolori, i loro pensieri, i loro momenti di scoperta. E anche noi facciamo delle scoperte. Spesso queste scoperte, almeno per me, riguardano qualcosa di passato, le riguardano proprio il modo in cui sono fatte, il modo in cui penso. In questi giorni appunto leggevo di una donna, di una madre come sono io, che in qualche modo arrabbiatissima scriveva sui social, sfogava la sua rabbia perché vedeva le persone passare sotto casa e lei non se la sentiva di uscire, no? Aveva questa rabbia verso queste persone. Allora mi sono chiesta come mai questa rabbia è così forte, perché era esagerata. E mi è venuto in mente la Redenta del Fabbricone di Giovanni Testori, che è un testo meraviglioso, in cui la sua scrittura credo sia uno degli apici della sua capacità grande di scrittura. E soprattutto l'inizio mi ha ricordato questo momento, e questo personaggio, che è quello della Redenta, è una donna molto amareggiata, poco dire amareggiata, ha un grande amaro dentro di sé, e come se la pioggia diventasse un po' la metafora di questo amaro. Allora credo che questa situazione, che è concreta, ma diventa per ciascuno metafora differente di qualcosa che ha dentro, è spesso anche metafora interessante, positiva, però il genio di Testori, secondo me, ci aiuta in qualche modo a riscoprire anche le parti amare e doloranti del nostro animo, e che lui fa urlare a questo personaggio. E quindi, siccome credo che ciascuno di noi abbia queste parti doloranti e amare, che dopo tanti giorni di quarantena mi viene da pensare che si stiano sciogliendo, e quindi per me è stato molto utile questo momento, anche se doloroso e faticoso, la Redenta è questo. La vedo come questo personaggio che inizia a urlare, inizia a guardare in un modo anche strano e inquietante questo temporale che sta scoppiando, come una voce della sua anima. Io credo che sentendo questo pezzo che ho scelto dell'inizio del Fabbricone, si riuscirà a capire meglio cosa intendo. Ciascuno farà il suo viaggio. A questo serve la letteratura, a questo serve oggi anche tantissimo, Giovanni Testori. Perciò inizio. Quando le sirene cominciarono a fischiare, le nuvole che fin là erano rimaste quiete all'orizzonte diedero inizio alla cavalcata, bianche, gialle, grigie, orlate qua e là di nero, invasero in poco tutto il cielo e gettarono sulle case, sulle ortaglie e sui primi appezzamenti di campagna le loro ombre improvvise e sinistre. «Viene il temporale!» sentiva gridare per le strade, nell'affanno che tutti avevano di raggiungere al più presto le case. Andiamo su, in fretta, il temporale! Il vento intanto sollevava dappertutto terra e carte, polvere e immondizie. Anche il fabbricone, tagliato in due dall'ombra di una nube e da uno degli ultimi raggi di sole, si mise subito in allarme. Persiane che sbattevano, panni, camicie e mutande che si agitavano sui fili. Un gran trafficare sui ballatoi e contro le ringhiere. Vieni dentro, su, 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 che arriva la fine del mondo! Parole, grida, urli e bestemmie. Contro la cinta, la fila dei pioppi si agitava da una parte e dall'altra. Allora, dall'estremo della periferia, dove le ultime case cedevano alle cascine o si perdevano nei campi, tra il brontolio dei primi tuoni, partì la scarica dei razzi antigrandine. Cannonate che salivano veloci ed esplodevano poi con un sibilo nel niente. Una a destra e una a sinistra, una ad est e una ad ovest. Avanti, tirate! Gridò, senza sapere a chi la Redenta.
mentre spalancava la finestra che pre per prendere il pezzo di fesa che, involto in un po' di carta, se ne stava sul davanzale. Tirate su, razzi, bombe, madonne, anticristi, su, che poi ci chiuderanno tutti in manicomio. Ecco a cosa porta il vostro progresso, come se non ci avesse già pensato la guerra a rovinarci i nervi. Un'occhiata, ma non più di quella, alle luci che saettavano verso sud, e una al buio, in cui il resto del cielo affondava come in un inferno. Quindi, stringendo la carne, si riavvicinò al tavolo. In quello stesso momento, un razzo esplosa sulla sua testa con più fragore degli altri fece tremare i vetri. Spaccate, spaccate tutto, che poi almeno non ci si pensa più. Deve piovere, niente. Interessa che non piova. Le stagioni, l'estate, la primavera, l'autunno, e chi le vede? A rovescio anche quelle, come la gente, come la vita, come tutto. Fuori intanto, le poche gocce cui i razzi avevano permesso di cadere venivano giù grosse, lente e sfiatate. Per esse che si schiacciavano, parte sul davanzale, parte sui vetri, più che la pietà, la redenta provava una specie di rabbioso rancore. Insomma, adesso nemmeno il cielo, nemmeno quello era più in grado di ribellarsi, ma allora meglio il diluvio, meglio la fine del mondo, perché vista la strada su cui si era messa, dove poteva finire l'umanità se non in una casa di cura, una villa fiorita grande quanto bastava per farci star dentro il mondo intero. E loro, quelli dei governi, dei razzi, dei dischi e delle bombe per primi. Un ciak, un breve silenzio, poi un altro ciak. Come se, invece che di gocce d'acqua, si trattasse di mosche che una mano scagliava da chissà dove perché andassero a schiacciarsi sulla terra. Un'altra scarica di razzi s'alzò contro il cielo per dissipare, all'incirca sopra le ortaglie del Pero, un grumo di nuvole, di nuvolaglia più cupo e minaccioso degli altri. La redenta strinse le labbra tra i denti. Ma ecco, a sentir certi consigli, lei, davanti a quei colpi, avrebbe dovuto pensare a tutto, tranne a quella, l'altra macelleria, che era stata la guerra, e a ciò che in quella macelleria aveva visto, passato e provato, a tutto, tranne alla scarica con cui, fronte albanese, 23 novembre, il suo Andrea gliel'avevano fatto fuori, senza preavvisi né niente, un povero corpo crivellato, e dappertutto sangue, che veniva giù sulle braccia, sul ventre, in mezzo alla neve, che quel giorno i padroni del mondo avevano lasciato cadere, forse perché di pensare a quelle cose non avevano voluto né la calma né il tempo, neanche si fosse trattato di un cane. Da quel giorno, naturalmente, per lei, il capitolo uomini s'era chiuso e chiuso per sempre, figurarsi col carattere con cui era venuta al mondo poi. Sì e no, un respiro, ed ecco. Un lampo più lungo degli altri saettò giù dalle nubi e lacerò i vetri della casa. Nell'interno le stanze parvero incendiarsi. Subito dopo il tuono prese a correre nel cielo per perdersi in una catena di brontoli là oltre l'orizzonte. Chiusa dentro la sottana della madre, la Lisetta si sentì prendere un'altra volta dalla paura. Allora diede un grido da bestiolina ferita e ricominciò a tremare. Cos'hai paura, scemetta? Fece la madre, cercando di levarsela d'attorno. Mettiti lì a far ste aste! Ma di far le aste la Lisetta non si sentiva. Appena il temporale s'era annunciato, la piccola Borgonuovo s'era levata dal tavolo e s'era rifugiata nelle braccia della madre, dove si trovava tuttora. Il quaderno era così rimasto aperto sul tavolo, là dove la sua matita aveva tracciato con impaccio le prime file di segni. Guarda il coraggio che ha il Tino, e sì che è minore! Il Tino, maschio unico tra i molti Borgonuovo di via Albini, era infatti uscito di casa alle prime avvisaglie del temporale. A squarciagola aveva chiamato sul suo piano il Franchino, sul piano di sotto l'Enrico, poi, precipitando per le scale, era sceso giù e s'era appostato in uno dei due ingressi, preso come gli amici dalla lotta tra terra e cielo che avrebbe assistito. E in quel punto si trovava quando, a quel lampo, ne seguì un secondo, ancor più lungo e spettrale. «Avanti, giù!» gridò, preso da una gioia eccitata e incosciente. «Giù!» Mentre tutti si dicevano che gli antigrandi sarebbero riusciti un'altra volta a fermare la tempesta, il vento ricominciò a sollevarsi attorno, più forte e più distruttore di prima. Carte, foglie, pezzi di rami, nuvole di polvere si alzarono allora da ogni parte, scontrandosi e mescolandosi tra loro. Le persiane ripresero a sbattere contro i muri, le piante scricchiolarono e si piegarono. Sti delinquenti dei padroni di casa, fece la Schieppati,
anche se lei per prima sapeva come non tanto di padroni si trattasse quanto d'un consorzio, ed un consorzio creato a scopi benefici, e pi, forse per loro di queste case non ci sarebbe più in piedi niente. Magra, gli occhi fuori dalla testa, come se i sette figli, prima col latte e poi col resto, l'avessero tutta asciugata, la Schiappati continuava a piegare, ripiegare, quel che di volta in volta finiva di stirare, mutande, camicie, maglie e fazzoletti. Intanto che piegava e metteva da una parte, imprecava e malediva. «Ci siamo!» fece la redenta mentre l'occhio tornava a caderle sul pezzo di fesa. «Ci siamo!» E quando, penetrando dai vetri, un lampo andò a guizzare proprio sopra la carne, gridò come in un impeto di liberazione: «Era ora, Madonna Santa, era ora!» Lampi, tuoni, qualche scroscio improvviso, nuove zaffate d'aria, mulinelli di foglie. Quando quei segni e altri che si accavallarono subito dopo furono sul punto di convincerla che finalmente quella volta i suoi nervi avrebbero avuto lo sfogo che si aspettavano e che la grandine avrebbe distrutto foglie, fiori, erba e ortaggi, tutto ciò insomma che fin lì la primavera gli uomini insieme avevano prodotto, il bombardamento antigrandine riprese massiccio e preciso come fin lì non era mai stato. Occupata a preparare la verdura, la redenta si sentì riprendere subito dalle opposte vicende della battaglia. Ce la fa. No, non ce la fa. Adesso riprende. Vince. No. Sì. No. Di tanto in tanto poi alzava gli occhi dal tavolo e osservava, ora esaltata, ora delusa, il variare del buio in luce, l'aprirsi improvviso di quegli squarci azzurri e il loro altrettanto improvviso rinchiudersi nella cavalcata delle nube. Quell'alternativa durò ancora per qualche minuto finché, piano piano, vento e pioggia sembrarono calmarsi, e questa volta per sempre. Nell'aria ci fu allora una lunga pausa di sospensione d'attesa, quasi che le opposte forze stessero prendendo tra di loro un accordo. Poi, piano piano, la tensione si allentò. «Anche per oggi è finita», disse allora la redenta. «L'han vinta un'altra volta loro, sti maiali».